Un saluto a tutti da Ciro e benvenuti in questo nuovo video, un video in cui voglio parlare di un videogioco che è poco conosciuto dal grande pubblico, un gioco che però mi sta tantissimo a cuore, forse ancora più di StarCraft 2 e di Battlefield 3. Sto parlando di Pro Cycling Manager, che è giunto ieri, 21 giugno, alla sua 12ª edizione. È uscito Pro Cycling Manager stagione 2012 e questo è un video in cui vi voglio più o meno far vedere le differenze fra la vecchia versione e quella nuova, e magari per chi non lo conosce anche fargli un po' capire di che gioco si tratta. Quindi questa non vuole essere assolutamente una recensione, sarà semplicemente un prima impressione, diciamo così. Ci ho fatto qualche corsa e quindi posso dare una prima opinione. Andiamo a vedere il menu principale, che in pratica è rimasto lo stesso dell'anno scorso. Sono state un pochino modificate la disposizione delle finestre, è cambiato un po' il design, è un pochino più accattivante, però dal punto di vista delle opzioni siamo in ogni caso ai livelli dello scorso anno. Quindi c'è modalità giocatore singolo, gara su pista online, la possibilità di caricare i vari salvataggi. La modalità armada è la nuova modalità multiplayer, che non so perché da oggi non mi permette di entrare. Io gioco alla 1.1, l'ho già aggiornato, e non so perché adesso mi dice che questa versione non mi consente di giocare online. Boh. Comunque in pratica è semplicemente una modalità molto simile all'Ultimate Team di FIFA 12 e è molto ben strutturata da questo punto di vista. Si comprano i vari pacchetti bronzo, oro e argento di ciclisti, ci si fa la propria squadra, solo che e poi si corre naturalmente con i premi, si comprano altri pacchetti di ciclisti più forti. L'unico problema, ed è un gravissimo problema, è uno che il multiplayer ha solamente questa modalità qua. Quindi le classiche modalità in cui si corre con squadre reali, ciclisti reali, quindi le classiche modalità ladder che in Pro Cycling Manager ci sono sempre state, quest'anno non ci sono, si spera che verranno inseriti in una successiva patch. Seconda cosa, questa modalità armada permette di comprare crediti del gioco utilizzando crediti reali, quindi pagandoli in dindini, pagandoli in euro, e questo fa sì che chi paga alla fine si fa lo squadrone, quell'altro, il povero Cristo che non vuole pagare, è costretto a correre con delle mezze pipe di corridori contro delle squadre di fenomeni, quindi in pratica crescere diventa impossibile. Quindi io probabilmente, se non metteranno un multiplayer decente, io questa modalità armata qua proprio la snobberò completamente, perché non è giusto che chi paga abbia più privilegi di chi non paga. Andiamo a vedere un attimo le opzioni velocemente. Queste sono le opzioni, io tengo tutto a palla, tutto al massimo, va fluidissimo il gioco, il PC lo potete vedere nella descrizione del mio canale, anti-aliasing 8x1920x1080, tutto a manetta. C'è anche una nuova possibilità di azionare, di attivare i volti di alcuni ciclisti, dopo vi farò vedere, e poi c'è il motion blur, profondità di campo, che le tengo disattivate perché, uno, non sono compatibili con l'anti-aliasing, due, sono degli effetti che non mi piacciono particolarmente. Difficoltà la tengo normale perché mi devo abituare un attimo con le nuove impostazioni dell'interfaccia, che dopo vi farò vedere. Database, sto utilizzando il database Real Name uscito dalla comunità danese, e che in pratica corregge tutti i nomi che sono stati un po' storpiati così da Cyanide, quando, per mancanza di licenze. Vi faccio vedere una piccola corsa, giocatore singolo, vedete il menu è praticamente lo stesso, tappa, e facciamo una bellissima tappa del Giro d'Italia, direi la più bella, che sarebbe Val di Sole, Passo dello Stelvio, col Passo del Tornale, Aprica, Mortirolo e Stelvio. Quindi diciamo la tappa regina del Giro d'Italia. Andiamo avanti. Allora, qua permette di selezionare la propria squadra. C'è il classico menu con le squadre già preimpostate, che sono quelle che hanno preso vi al via il Giro d'Italia. Oppure si può, vedete, creare una start list propria. Si può sia creare una start list per quanto riguarda le squadre, sia in un altro menu, una start list che riguarda proprio i corridori. Quindi si può decidere ogni squadra che i corridori deve portare. Io mi prendo la mia bellissima Saxo Bank di Alberto Contador, che è squalificato al momento, ingiustamente, quindi Cyanide l'hanno inserito. Si possono selezionare 9 corridori. Io naturalmente, questa squadra qua ha solamente Contador di forte, quindi 9 corridori, avanti. Qua c'è la selezione del telaio, delle ruote, eccetera, eccetera, che come tradizione di PCM in pratica non influisce quasi, quasi di nulla sulle prestazioni del ciclista, quindi vai, prendiamo questo qua, ma non è di certo essenziale.
Qua permette di settare i vari stati di gregario, leader, libero, eccetera, eccetera. Mettiamo corsa 3D e questo è il mio nuovo menu di caricamento. Vedete, è un pochino diverso soprattutto per quanto riguarda l'altimetria, che è completamente diversa da quella dello scorso anno. Vedete, ricorda molto l'altimetria che c'è nella grafica dei Tour de France. Molto bella da vedere, un po' meno da giocare, perché vedete, lo scorso anno c'erano disegnati con colori diversi le pendenze di vario tipo, mentre qua vedete è tutto lo stesso colore, quindi una pendenza superiore al 10%, una pendenza bassa, una pendenza media, non si riesce a capire quale sia, quanto sia. Vediamo che piove e questa qua è la nuova interfaccia 3D, vedete che è completamente mutata rispetto a quella dello scorso anno. Vi do una panoramica veloce. In basso a destra possiamo vedere il classico specchietto che fa vedere i valori dei vari ciclisti, con i vari valori pianura, montagna, eccetera, eccetera. L'altimetria è piazzata in basso a sinistra, molto piccolina, si fa anche un po' fatica a vederla e soprattutto non la si può zoomare, veramente una cosa molto fastidiosa, non si può più zoomare sull'altimetria. Per guardarla in gradita bisogna richiamare con la barra spaziatrice il menu di corsa, che fa vedere più in grande com'è l'altimetria. Qua c'è la distanza dallo sprint intermedio più vicino, dal GPM più vicino e poi il classico, la classica distanza dal traguardo. Faccio partire la corsa intanto, mettiamo il nostro bellissimo Paulinho a proteggere Contador. Ok, Contador com'è naturalmente imbucato in mezzo al gruppo, ci scommetteo, e partiamo. Dunque, dicevo, dal punto di vista dell'interfaccia non sono assolutamente soddisfatto, perché vedete qua è la nuova schermata per dare comandi ai vari corridori. Vedete che non c'è più un unico pannello da cui si possono dare i vari comandi, ma ogni corridore, vedete, ha il suo. Se io voglio dare comandi ai più ciclisti si fa come al solito, control, si selezionano più ciclisti e si utilizza un solo pannellino. I comandi sono rimasti assolutamente gli stessi: attacco, mantieni posizione, pallino, tira, tira, eccetera, eccetera. Non è che sia un granché, secondo me era molto meglio quella di prima, era perfetta l'interfaccia che c'era prima, non so perché abbiano voluto cambiarla. Più che altro qua è tutto molto piccolo, anche a risoluzioni grandi veramente i menu forse sono un pochino troppo piccoli, ma forse questo è semplicemente un parere personale. Parere che secondo me personale proprio non è il macello che hanno fatto su questi menu qua che vedete in alto a destra. In pratica questi erano i menu, soprattutto questo e questo, che permettevano e permettono ancora di cambiare la visuale, la visuale di corsa e il tempo, aumentare o diminuire la velocità di gioco. Ecco, io ero uno che cambiava continuamente sia visuale sia velocità di gioco. Sono veramente rimasto terrorizzato, diciamo così, indispettito dal nuovo sistema che hanno. In pratica, a parte che questo è un comando per modificare il tempo, vedete c'è semplicemente un più o meno, vabbè, non è una grande differenza, una volta c'era per 1, per 2, per 3, per 4, per 8, mentre qua possiamo vedere che il grave problema è che una volta che è tirato fuori un menu, se si toglie il mouse, vedete, track, il menu se ne ritorna dentro. Questo può sembrare una cosa da poco, ma per uno come me, che era continuamente abituato a switchare telecamera e tempo di gioco, è veramente molto fastidioso, perché bisogna richiamare, vedete, continuamente il menu che non vuole rimanersene fuori. Non so perché abbiano fatto questa cosa qua, spero che la sistemeranno in una prossima patch, se più di una persona darà fastidio, perché è veramente fastidioso continuamente dover richiamare, mamma qua che bella questa nebbia, richiamare il comando. Se no bisogna utilizzare i comandi da tastiera, quindi F6 eccetera 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 eccetera. Andiamo a parlare dal punto di vista grafico. Mamma mia, questi menu mi stanno veramente facendo sbloccare. Vedete qua intanto c'è un bellissimo sistema nuovo di nubi in tre dimensioni, vedete, sono fatte veramente bene, che danno anche un forte senso di nebbia. Vediamo la visuale in cima allo Stelvio, molto molto suggestiva. Mi hanno messo il traguardo proprio dopo una curva, va bene. Dicevo, andiamo a vedere dal punto di vista tecnico, che non è cambiato poi in ogni caso tantissimo. Il gioco è ancorato a quello che era il motore grafico dello scorso anno, quindi non è che ci siano state grandissime variazioni, però qualche miglioramento c'è. In particolare c'è stato un miglioramento del numero di oggetti 3D che si possono trovare in giro per la mappa. Ho visto parecchie cose nuove dal punto di vista dell'atmosfera, quindi ci sono queste nuvole in tre dimensioni che danno un ottimo senso di nebbia, che mancava addirittura da Pro Cycling Manager 2006, questo senso di nebbia qua.
Mentre dal punto di vista delle animazioni dei ciclisti vedete non cambia assolutamente nulla, anche i modelli poligonali sono gli stessi. Cosa nuova che è stata particolarmente pubblicizzata da Cyanide è il nuovo sistema di volti. In pratica Cyanide ha implementato dei volti reali per i ciclisti, intanto ha aumentato il numero, vedete qua i volti sono abbastanza diversificati uno dall'altro, ma ha aumentato il numero di volti disponibili per diciamo volti reali. Per esempio hanno pubblicizzato molto il volto di Mark Cavendish, che devo ammettere è molto simile alla realtà, vedete, assomiglia molto a Mark Cavendish, mentre per i volti per esempio di Andy Schleck, questo dovrebbe essere Andy Schleck, non gli assomiglia assolutamente, o Alberto Contador, hanno aggiunto in più o meno una decina di volti nuovi. I corridori che sono nel database sono più di 1000, quindi non è che 10 volti siano questa grande differenza. Speriamo che vengano, anzi sicuramente verranno aggiunti sia in successive patch sia nei pack realizzati dalle varie community, che solitamente, ma anche negli scorsi anni, venivano aggiunti volti reali per molti ciclisti. Quindi un'aggiunta, diciamo così, un po' sciccheria, ma in ogni caso che fa il suo dovere. Ultima cosa di cui volevo parlarvi era quello che io mi aspettavo di più da questo videogioco. Intanto qua c'è una nuvola che segue i ciclisti, cos'è la nuvoletta di Fantozzi? Non lo so. Comunque, dicevo, mentre qua intanto stiamo sul passo del tonale, la cosa che era stata più criticata l'anno scorso di Pro Cycling Manager 2011 era il sistema dei blocchi. In pratica, con PCM 2011 avevano praticamente cercato di eliminare completamente, c'erano praticamente riusciti anche, le compenetrazioni fra i vari ciclisti. Questo ha fatto sì che però si creasse un gravissimo problema, cioè ogni tanto un ciclista, anzi ogni spesso, non ogni tanto, un ciclista veniva ripreso dal gruppo e in pratica i corridori che gli erano dietro gli si impiantavano e venivano trascinati in coda al gruppo. C'erano veramente degli imbottigliamenti incredibili in salita anche nelle prime posizioni del gruppo. Questo non veramente rendeva quasi ingiocabile per certi punti di vista il gioco, soprattutto in salite molto strette come il Mortirolo. Anche in un gruppetto di 3-4 ciclisti ci potevano essere dei blocchi, cioè un ciclista non riusciva a passare davanti a un altro. Quindi mamma mia, la prima volta che vedo sinceramente questo sistema di nuvole. Sono molto belle quando sono in altitudine, quando sono nuvole basse invece c'è questo bruttissimo effetto che è veramente veramente brutto, non mi piace assolutamente. Va bene, comunque contenti loro. Quindi sì, qua hanno risolto parzialmente questo problema, qua questi blocchi non ne ho incontrati tantissimi, qualcuno sì, ma veramente veramente poca cosa. Quindi da questo punto di vista qua i Cyanide hanno fatto un ottimo lavoro. Detto questo, ultima cosa che volevo dirvi prima di lasciarvi al resto della partita è il punto di vista dei valori dei ciclisti, che sono veramente qualcosa di osceno. Probabilmente verranno già sistemati con le patch prossime, soprattutto con le pack create dai vari forum, dalle varie community. In pratica sono i valori, soprattutto quelli in salita, sono qualcosa di osceno. Cioè immaginate Bradley Wiggins 79 in salita, mentre Damiano Cunego a 76, oppure Gadrey 79, Ivan Basso, beh, anche lui se gli hanno messo 79, forse andava anche un po' messo meno, perché 78 secondo me era buona cosa. Evans 82, Schleck 82, Contador 83, cioè quando messo, vediamo se lo trovo, De Gendt 78 in salita, cioè, ha fatto un'azione in tutto il Giro d'Italia, bella azione, nulla da dire, ma alla fine ha dato un chilometro in 20 km, un minuto in 20 km a Cunego, anzi anche di meno, quindi cioè non mi sembra che abbia fatto sta gran cosa. Gli hanno messo 72 come recupero, quindi non sono assolutamente contento. Detto questo, vi lascio gli ultimi 100 e passa chilometri di corsa, taglierò probabilmente la parte centrale, quindi tornerete a vedere direttamente dall'inizio le Mortirolo. A me non resta che salutarvi, un saluto da Ciro e ci sentiamo alla prossima.